Salve amici, sono DM81 e come al solito vi do il benvenuto in Curiosando, il mio canale YouTube che si occupa di informazione. In questo nuovo video vi voglio fare ascoltare la seconda parte dell'interrogatorio a Giovanni Brusca. L'interrogatorio è avvenuto durante il processo per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. A fare le domande al collaboratore di giustizia Giovanni Brusca sono, per la parte civile, famiglia Agostino e l'avvocato Fabio Repici. Per la parte civile, Michelina D'Alessandro e l'avvocatessa Sonia Ladorcetta. Per la parte civile, Gaetano Scotto e l'avvocato Giuseppe Scozzola. L'udienza si è tenuta a Palermo venerdì 29 ottobre del 2021. Il presidente della Corte è il giudice Sergio Bullotta. Nino Agostino era nato a Palermo il 29 marzo del 1961. Era un agente di polizia in servizio alla Questura di Palermo. Venne ucciso dalla mafia il 5 agosto del 1989, mentre era in compagnia della moglie Ida Castelluccio. La moglie era incinta di 2 mesi. Questo è uno dei tanti omicidi commessi in Sicilia contro uomini appartenenti alle forze dell'ordine che ancora non è un colpevole. Allora amici, come al solito vi invito a mettere un like al video se il video vi piace. Lasciatemi un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo entrate a far parte della mia community e sarete sempre avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio dell'udienza del processo. Ciao ragazzi, al prossimo video! Prego. Le parti civili. Posso, Presidente? Avvocato Repici, prego. Grazie. Avvocato Repici, buongiorno, signor Brusca. Buongiorno. Presidente, le chiedo di essere autorizzato a stare seduto per consultare il computer. Prego, avvocato. Allora, signor Brusca, alcune precisazioni soltanto sulle domande che le sono state fatte. Il mandamento di Resuttana da quante e quali famiglie era composto? Guardi, quello dell'Acqua Santa, Resuttana, quartiere di Palermo, l'Acqua Santa, Arenella, non mi ricordo se c'erano altri territori. Bene. La famiglia Resuttana, la dirigenza era la stessa del mandamento, giusto? Sì. Quindi sempre Madonia Antonino fino a quando è stato libero. Esattamente. Famiglia dell'Acqua Santa, chi era il capofamiglia? Vincenzo Calato. Per tutto il periodo in cui lei ha avuto rapporti con la famiglia Calatolo, ci sono state successioni dovute a evenienze varie? Finché Vincenzo Calatolo era libero, era lui reggente. Poi c'è stato un periodo, non mi ricordo chi, comunque io riprendo i contatti con quel territorio, contatti nel senso che non ci sono mai andato, con Nicola di Trapani e con Giuseppe Guastella. Non mi ricordo uno prima con Giuseppe Guastella e poi con Nicola di Trapani. Va bene. Senta, chi dirigeva la famiglia dell'Arenella? Questo non glielo so dire perché non c'è stato mai un interesse particolare per quel territorio. Ma lei ha conosciuto uomini d'onore dell'Arenella? Forse qualcuno li ho visti, ma non me ne ricordo i nomi. Sicuramente ne ho visti più di qualcuno, però non mi ricordo il nome, non l'avrei detto senza nessuna difficoltà. Lei ha mai conosciuto Gaetano Fidanzati? Non era un quartiere che frequentavo direttamente, diretto o indiretto attraverso Madonia. Sì, le ho chiesto se lei ha mai conosciuto Gaetano Fidanzati. Sì, era uomo d'onore? Era uomo d'onore, apparteneva alla famiglia di quel quartiere. Quale? Quale quartiere? Arenella. Mm.
aveva un ruolo di vertice o di semplice uomo d'onore? Ma quando l'ho conosciuto io, se non ricordo male, era uomo d'onore, perché lui era sempre quasi a Milano, sì. Quindi c'erano altri soggetti che ne occupavano quel posto. Lei quando lo ha conosciuto? Ma io l'ho conosciuto all'inizio degli anni 80, attraverso, perché lui era molto amico, a prescindere dal territorio, era amico del nostro compaesano Bono, Alfredo Bono, Pippo Bono. Della famiglia di Bolognetta? Sì, che erano tutti soggetti che abitavano, gravitavano a Milano. Sì. Gaetano Carollo, tutti questi soggetti qua, sì. E sa se fidanzati, abitando a Milano, aveva dei referenti a Palermo nel quartiere dell'Arenella? Ma se non era stato messo fuori famiglia, che io sappia no, il suo punto di riferimento era sempre l'Arenella. Poi a Milano si poteva riunire con chi che sia. Non so se era lui il capo, c'erano altri, non conosco la realtà dell'Arenella. Ho capito. Lei ha conoscenza di specifiche attività svolte da fidanzati anche a Milano o fra Milano e la Sicilia? No, non conosco quello che faceva che danno fidanzate. E lei ha mai conosciuto un tale Gaetano Scotto? No, ripeto, può essere pure che magari l'abbia incontrato, ma non me lo ricordo. Che ho conosciuto qualche soggetto che non mi è rimasto, come so dire, in viso e che non vedevo spesso, però non lo ricordo, non ce l'ho presente. Vorrei alcune precisazioni sulla questione contorno della quale lei ha già parlato. La prima è questa: lei seppe in un certo momento dell'arresto di Salvatore Contorno a San Nicola l'Arena? Sì, ho saputo dai mezzi di informazione. Bene. Che io però già sapevo che lui era in zona. La precisazione che io le volevo chiedere è questa: lei aveva già saputo della presenza di Contorno in Sicilia quando Contorno venne arrestato? Sì, avevo saputo della presenza in Sicilia prima di me, che fu nel momento della transizione da parte della reggenza di Di Maggio, che lui questa notizia me la dice lui per prima e poi è passata a me. E io mi sono interessato perché lui Contorno frequentava un'abitazione a Castellammare di un proprietario che è stato ucciso, che in questo momento non mi ricordo il nome. E questo accade nel passaggio di reggenza del mandamento fra Balduccio Di Maggio e lei? Precisamente, sì, questo è proprio il punto preciso di qualche giorno prima, di cui poi nell'incarico c'era pure questo compito. Ecco, allora io le chiedo, vediamo se riesce a focalizzare in relazione a un altro fatto. Rispetto allo strangolamento di quella persona che oggi lei ha preso chiamarsi Palazzolo, la conoscenza della vicenda Contorno è quello che lei ha raccontato avviene prima o dopo? Avvocato, non sono in condizione di essere, il tempo è breve, però non le so dire se prima o dopo, però si ci può arrivare facilmente. La reggenza io la prendo con l'arresto di Contorno, quindi giorni prima, 10, 7, 8, perché questo è il periodo. Prima, il fatto di Palazzolo credo fosse pure in quel contesto, quindi ancora non era stato arrestato Contorno, perché eravamo presenti nel Baglio Pepitone proprio per la ricerca o aggiornarci su questa vicenda. Quindi con i tempi Palazzolo è stato ucciso prima dell'arresto di
di Salvatore Contorno, se non ricordo male. Sì. Bene. Senta, della vicenda di Contorno, lei parlò con Salvatore Riina? No, ripeto, io già presi in corso d'opera questa vicenda, quindi capitò forse qualche battuta, ma nulla di particolare che io mi ricordi. Le faccio una domanda precisa. Avete mai commentato, parlato con Salvatore Riina di accuse nei confronti del dottor Falcone a proposito della presenza di Contorno in Sicilia? Ma erano chiacchiere che venivano fuori, nel senso che si diceva, ma le prende per quelle che valgono, che era stato mandato Contorno da Falcone, dal dottor Di Gennaro e di qualche altro per uccidere soggetti, ma ripeto, erano voci. E queste erano le voci che sono uscite pure sui giornali, ma io le ho chiesto se lei ne ha parlato con Riina di questo. Credo di sì, però ripeto, non ho un ricordo specifico, credo di sì. Le faccio un'altra domanda specifica. Lei con Riina ha mai parlato di un magistrato che si chiama Di Pisa? Sì, esatto, sì. Lui è andato a punto e mi ebbe a dire in base a certi argomenti, dice, se parlasse di Pisa o collaborasse di Pisa, una cosa del genere, secondo lui... sarebbero venute un sacco di problematiche all'interno della Procura di Palermo. Quindi Riina auspicava dichiarazioni di Di Pisa? Perfettamente, per quello che stava avvenendo in Procura in quel momento. In relazione alla vicenda Contorno? Esattamente. Ecco, un'altra domanda, signor... Questo perché, chiedo scusa. Prego. Che vuol dire che lui aveva notizie, non so se dirette, ma il 99% indirette, da persone a lui fidate, provenienti dalla Procura. E lui, Riina? Riina, sì. Riina Salvatore. Sì. E una... precisazione, e cioè, anzi una domanda, nel periodo successivo al attentato al dottor Falcone alla Daura, le capitò di parlare con altri appartenenti a Cosa Nostra di dichiarazioni rese alla stampa dal dottor Falcone, quando il dottor Falcone parlò di menti raffinatissime dietro l'attentato? Non mi ricordo in questo momento, avvocato, veramente, stamattina sono un po' così, no, non mi ricordo, può essere che l'abbia fatto. Se mi dà un dettaglio io gli rispondo subito, un aiutino. Parlò mai con uomini di Cosa Nostra del dottor Bruno Contrada? No, non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo. Che sì, di Bruno Contrada, no, quello era del dottor La Barbera, che non si doveva uccidere perché faceva lo sceriffo, ma erano commenti così molto quasi da bar. Fatti con chi? Con Riina, con altri soggetti esponenti di Cosa Nostra. Che poi il giro era sempre quello, se non era con Biondino era con Raffaele Ganci o con Sabuccio Madonia o con Riina stesso. Lei prima ha parlato, esattamente, ripeto le sue parole, del complotto Puccio. Complotto Puccio sarebbe che... alcuni appartenenti a Cosa Nostra, da cui Puccio Vincenzo, che ne capeggiava questo progetto, chiamiamolo progetto, c'era il fratello di me, Agostino Marino Mannoia e altri, sì? Che volevano, secondo quello che gli veniva a conoscenza, volevano attentare alla vita di Salvatore Riina e di tutti quelli a lui vicino. E furono prese determinazioni
per in contrasto con la volontà di Vincenzo Puccio, con l'attività programmata da Puccio? Sì, poi si è ricostruito un po' quali erano i suoi legami, i suoi contatti, i suoi, fra virgolette, complici, e sono stati quasi tutti eliminati uno dietro l'altro. Ecco. Si è scoperto pure chi aveva commesso l'omicidio di Abate o Abbanese, un uomo d'onore di Bagheria che aveva con la conceria di pelle, sì, che quel giorno è andato a prendere a Bernardo Provenzano, quindi Provenzano si era scampata per qualche secondo, qualche minuto. Sì. E questi sono i commenti. Ho capito. Chi si è occupato di eliminare Vincenzo Puccio e gli uomini che insieme a lui erano attivi, diciamo, contro Salvatore Riina? All'interno del carcere, ormai la storia è nota, sì, è stato Giuseppe Marchese, anche se poi è stato il fratello, la storia giudiziariamente, sì, si conosce. Sì. Invece dall'esterno c'eravamo tutti, quasi quei 3, 4, 5 mandamenti, e poi sull'esecutività, specificamente in occasione dell'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, commesso ai Rotoli, al cimitero, credo ci fosse al cimitero dei Rotoli, tra tutti questi c'era Sapuccio Madonia, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anselmo, non mi ricordo, comunque questi erano quelli che hanno partecipato materialmente al fatto. Sì. E c'erano pure tanti altri di appoggio, cioè, tra cui pure io. Lei prima ha fatto il nome di Agostino Marino Mannoia. Sì. Fu ucciso anche lui? No, grazie a Dio ancora vivo, il fratello sì. Agostino, io ho detto Agostino Marino Mannoia. Ah, sì, chiedo scusa. Lei aveva fatto il nome di Agostino, non del fratello. Sì, credo che fosse scomparso, ma credo abbia scomparso come l'uva bianca, se non ricordo male. Ma la domanda è, lei sa se venne ucciso? Ucciso o scomparso, non mi ricordo se fu ucciso ma o scomparso, nel senso con la lupara bianca. Credo che abbia con il sistema della lupara bianca, non vorrei sbagliare. Sì, e allora l'eliminazione di Agostino Marino Mannoia rientra nello stesso quadro dell'uccisione di Vincenzo Puccio e degli altri? Non ha nulla a che vedere con l'arresto, cioè la presenza di Contorno, questo, perché in quel momento le cose erano vicine, sì, e quindi non si sapeva la matrice, quindi erano due cose diverse. Sì, ho capito che erano due cose diverse. Io non le ho parlato più di Contorno, le ho chiesto se l'omicidio di Agostino Marino, l'eliminazione di Agostino Marino Mannoia era collegata a quella di Puccio e degli altri partecipi al complotto Puccio. Sì. Sì. Sì, siccome poco fa io rispondevo, sì, 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 ho capito, l'ho capito, sì, l'ho capito. Quindi sì, sì, carissimo. Senta, lei ha mai conosciuto Armando Bonanno? Non ho capito, scusi. Lei ha mai conosciuto Armando Bonanno? Sì, ho conosciuto il periodo della latitanza in cui è stato ospite a San Giuseppe Ata assieme al padre Francesco. L'ho conosciuto avendo commesso un omicidio assieme, uno, sì, due. Lei ha saputo, Armando Bonanno è vivo? No, so che è stato eliminato col sistema della lupara bianca. Lei sa da chi? Dagli organi di stampa, perché se non ricordo, non dagli organi di stampa, saputo che è stato per opera di Riina, però materialmente chi l'ha commesso non lo so. No, naturalmente, signor Brusca, intendiamoci, quando io le chiedo se lei sa... Non le chiedo notizie di stampa, le chiedo se lei ha saputo dentro, sì, Cosa sì, Nostra. Scomparso. Sì, è scomparso. Sì, non sa chi operativamente si occupò della sua eliminazione? No. Sa se è mai stato latitante nel territorio del mandamento di Resuttana? Chi? Armando Bonanno. Sì, nella zona dell'Arenella. Esattamente. E lei sa chi, sì, era il proprietario o comunque il titolare del luogo in cui Armando Bonanno trascorreva la latitanza? No, non lo so chi era, però conosco il luogo. Lei lo conosce? Sì, sì.
non ricordo benissimo. Perché lei c'è stato? In linea di massima posso pure indicarlo. È sulla strada che va all'Arenella, ora, a un certo punto si gira a sinistra e c'erano tutti un sacco di orto o un sacco di orti e c'era una baracca, non so se c'è ancora, è smontata, non lo so, che si entrava, diciamo, partendo dalla Villa Egea, andando verso Mondello, a un certo punto si gira a sinistra, c'è un vicolo, si gira a sinistra, poi un'altra volta a sinistra e si arriva in questo posto. Ho capito. Quindi era un posto, diciamo, collegato a un terreno, a un orto? Sì, una casa con una baracca, un po' di baroccata, ma era utile per gli incontri tra uomini di Cosa Nostra. Ho capito. Senta, lei sa che rapporti ci fossero fra Armando Bonanno e Vincenzo Puccio? Ma i rapporti personali, che io sappia, normali, non conosco se c'erano racconti personali, c'erano rapporti personali. E lei, però, quando fu, sì, chieda, lei conosce, non conosco quello che ho detto, sì. Lei conosce i motivi per cui fu ucciso, fu eliminato, fu vittima di Lupara Bianca Armando Bonanno? Ma generiche, non sono sceso mai nei dettagli, che a quanto pare o che voleva vendicare la morte di Gaetano Carollo o che c'era qualche altra cosa, non so per quale motivo, comunque delle esternazioni che non piacevano a Totorrina. Ho capito. E Armando Bonanno di quale famiglia faceva parte di Cosa Nostra? Guardi, pur avendo un buon rapporto, sapevo che era dal mandamento di Re Suttana ed erano buoni rapporti con i Madonia. Sinceramente non so se era dell'Arenello o della... non gliel'ho mai chiesto, per la verità. Comunque del mandamento di Re Suttana? Sì, sì. Ecco, lei ha fatto il riferimento alla uccisione di Gaetano Carollo, quale possibile ragione anche dell'uccisione di Armando Bonanno. Gaetano Carollo aveva un ruolo in Cosa Nostra, in quale famiglia, in quale mandamento? Mandamento di Re Suttana, non so se era anche lui dell'Arenello, sinceramente non lo so, però so che era molto amico. Era collaborava in stretta collaborazione con i Madonia. E però lei dice fu ucciso sì, per volontà di chi? Da parte di Rina. Anche qui non è stato il periodo in cui Rina mi teneva un po' all'oscuro di tutto. E riesce più o meno a ricordare l'anno? L'uccisione di Gaetano Carollo? Sì. Se non ricordo male, nell'86. Ecco, e a questo punto le chiedo, sia Armando Bonanno sia Gaetano Carollo sono due persone che lei indica come eliminate per volontà di Totò Riina ed entrambi appartenenti al mandamento di Re Suttana. Nell'eliminazione di Armando Bonanno e di Gaetano Carollo, la posizione dei Madonia, cioè di coloro che reggevano il mandamento, qual è stata? Non glielo so dire, però da notizie però molto labili, che Antonino Madonia non accettò di buon grado, però diciamo ha fatto cattivo e non mi viene la bella battuta, comunque non accettò di buon grado la situazione, ripeto, però siccome io queste notizie erano tutte notizie così molto molto labili, non conosco i dettagli, sia la motivazione vera e sia la reazione di Antonio Madonia. So che non l'ha presa bene. Lei con Nino Madonia ne ha mai parlato? No. Né con Nino né con Salvuccio, né con nessuno. Ho capito. Senta, lei ha mai saputo dell'omicidio di un tale Matteo Corona? No. Può essere sì, ma che mi ricordo no. Conclusivamente su questo punto, oltre a Vincenzo Puccio e al fratello,
conosce i nomi degli altri soggetti uccisi in quanto partecipi con Puccio del complotto? Sì, 3-4 soggetti a Bagheria di nome scaduto, di cui uno l'ho commesso io, un tale scaduto che doveva essere un avvocato o si stava, era avvocato o si stava laureando, non mi ricordo, comunque già c'è pure un processo in merito, e tanti altri, credo 4, 5, 6, 7 persone sono state uccise, in particolar modo sul Bagherese. In particolar modo sul Bagherese. Lei sa se Vincenzo Puccio ha mai per qualche periodo vissuto a Bagheria? Sì, Vincenzo Puccio, tra Ciaculli, Bagheria, quello è un territorio diciamo molto vicino a quello di Ciaculli, anche se le sue origini erano, se non ricordo male, dell'Acqua Santa o dell'Arenella, comunque di quel territorio. Va bene. Senta, lei ha mai avuto notizie di un tale Alberto Volo, titolare di una scuola privata a Palermo? Alberto? Volo, titolare di una scuola privata a Palermo. Non mi ricordo in questo momento, credo di no. Senta, una precisazione, lei ha già fatto i nomi, oltre che De Madonia, anche di Giacomo Giuseppe Gambino. Le vorrei chiedere in particolare, in dettaglio, se lei sa quale fosse la dinamica, il tenore dei rapporti fra Nino Madonia e Giacomo Giuseppe Gambino. Diciamo che erano ottimi, ma c'era molto conflitto fra i due. In che senso? Di territorio, di gelosia territoriale. Il Gambino era totalmente d'accordo con Totorrina, erano, come si dice, secchi alla corda. Invece con Antonino Madonia ogni tanto c'era qualche cosa che non andava, tipo il fatto che hanno combinato il fratello senza chiederglielo, il cognato, non il fratello, il cognato Giovanni Pilo, e altri problemi economici. C'erano tante piccole beghe che non consentivano di avere un rapporto lineare. A proposito del cognato, lei ha detto che era stato riservatamente affiliato da Nino Madonia. Sì. Ma c'era stato il consenso di Gambino preventivo? No, non glielo dovevano. Il motivo forse proprio è questo, che non dovevano chiederlo. Lo potevano fare per rispetto, ma siccome un soggetto del loro territorio, potevano fare quello che volevano sotto questo aspetto. Senta, chiedo perché uno dei motivi poi chiedo era perché il Gambino non voleva, non c'era bisogno di affiliare a cognato, quindi l'hanno interpretato come una sorta di... Ma questo è una sua deduzione o è un fatto che ha saputo? No, un pochettino le lamentere, ripeto, nei dettagli non li conosco, ma erano come si dice, quelle piccole lamentere che poi uno si fa una sua deduzione, no, io i dettagli non li conosco. Va bene. Presidente, per quanto il verbale è in atti, però ritengo opportuno fare la contestazione per dare la possibilità al signor Brusca di chiarire o di spiegare in modo che sia a me comprensibile. Alla pagina 69 del verbale del 22 giugno, giugno del 2017,
Sì, allora partiamo dal... Sì, partiamo dall'inizio. In questo verbale lei ha raccontato quello che ha raccontato anche oggi a proposito delle lamentele di Riina su Nino Madonia nell'occasione in cui dovevate festeggiare la strage di Capaci. Ha presente l'episodio? Sì. Bene. Lei in quell'occasione disse esattamente: si sfogò per dire se mi avesse dato retta o mi avrebbe dato un po' di ascolto, scagliandosi contro Antonino Madonia alla presenza di Totò Riina. Cioè non era una cosa... Sì. E questo non è in contrasto con esattamente quello che lei ha detto, parlando delle parole di Salvatore Biondino. E qui prosegue: perché un passo indietro, Antonino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino erano il secchio e la corda, andavano d'accordo. Qui, quindi, per quello che riesco a capire io, lei sostanzialmente dice che Nino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino andavano particolarmente d'accordo e Salvatore Biondino fa questa affermazione mentre loro due sono un passo più indietro. Addirittura dice sono il secchio e la corda, cioè stanno sempre insieme. Ha perfettamente ragione, ma c'è un problema, che in quel momento Giuseppe Giacomo Gambino non era presente e il mandamento era detto da Biondino, e Biondino che si lamenta dell'esecutività, non a Giuseppe Giacomo Gambino, perché è arrestato. Giusto, e qua è una precisazione opportuna, quindi un passo indietro evidentemente era solo, non era in senso reale, ma era in senso figurato, perché anche Nino Madonia in quel momento era in carcere. Però qua dice Antonino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino erano il secchio e la corda. Sì, ne confermo, nel senso che... Aspetti, mi chiarisco. Quando si dovevano commettere degli omicidi, erano il secchio e la corda, non c'erano cose che non facevano assieme. Poi c'erano le sfumature di natura comportamentale, che non sempre erano d'accordo. Io quando riferisco sul fatto esecutivo, i due erano sempre assieme. Poi c'erano le sfumature all'interno dei commenti di valutazione, quello è un altro aspetto. Con riguardo alla strage dell'attentato alla Daura, non è Giuseppe Giacomo Gambino che si lamenta, ma è Biondino che si sente, fra virgolette, messo da parte. Bene, e lei ha mai appreso di doglianze, di lamentele di Giacomo Giuseppe Gambino sulla Daura? O solo da Salvatore Biondino le ha apprese? No, da Biondino, perché Giuseppe Giacomino è stato arrestato e poi ha finito questa carcere, diciamo, piccandosi, sì, suicidandosi. In epoca successiva. E ricorda quando venne arrestato Gambino? Ma credo 84, 85, non mi ricordo con precisione. Va bene. Per quel che è a sua conoscenza, all'interno del mandamento di Resuttana, chi erano le persone più vicine in assoluto a Nino Madonia? Il Galatolo e in particolar modo Vincenzo. Va bene. C'è una cosa che volevo che lei precisasse. Lei ha detto il mio maestro è stato Nino Madonia in prosecuzione rispetto a Bagarella, dopo l'arresto di Bagarella. Ma il suo rapporto con Nino Madonia, com'è che nasce questo rapporto particolarmente vicino fra due persone di mandamenti diversi? Il
nasce dalla frequentazione di mio padre con Salvatore Rina e poi piano piano con anche quello personale. E il mio maestro d'arte, nel senso che commettavo tutti i reati commessi, tranne quando lui non era presente o io non ero presente all'estamento, quasi in tutti i casi, quelli che riguardavano l'interesse generale di Cosa Nostra, eravamo sempre presenti. Ma questo vuol dire che nei casi che riguardavano gli interessi generali di Cosa Nostra interveniva sempre Nino Madonia? Quasi, quando lui era presente quasi sempre, ma c'erano volte che lui non partecipava, figuriamoci. Cioè se lui era in stato di libertà, ai delitti più importanti lui partecipava sempre e comunque? Totale, voleva essere sempre il primo. Senta, il mandamento di Resuttana quando nasce come mandamento? Che io sappia fu in occasione dell'82, quando ci fu la riformulazione dei mandamenti. C'era stata l'eliminazione di qualche capo mafia? Sì, c'è stata l'eliminazione di Salvatore. Forse Rosario. Aspetti, io lo dico, non mi viene il nome in questo momento. Salvatore Cobono. Scaglione, Salvatore Scaglione, sì. Che anche se non mi ricordo se è capo famiglia o capo mandamento. Ecco. Lei, non le chiedo di entrare in dettaglio perché sarebbe troppo lunga, lei ebbe conoscenza della uccisione di Rosario Riccobono? Sì, ho partecipato in prima persona. Bene, e dove avvenne? Incontrata da Musi. Quindi nel suo territorio? Sì. Ecco, in contemporanea a Palermo vennero commessi altri delitti? In contemporanea sì. Alla uccisione di Rosario Riccobono a San Giuseppe Jato? Sì, quel giorno dopo aver commesso l'omicidio di Rosario Riccobono, ormai accertato giudiziariamente, io mi sono recato in una villa vicina incontrata signora dove c'era il telefono, ho chiamato all'officina di Cammicchia dove c'era già d'accordo Antonio Madonia ad aspettarmi. Appena gli ho detto che qua era tutto a posto, diciamo, avevamo parole convenzionati, lui ha dato esecuzione, poi tutti sono stati uccisi in quel territorio, in quel mandamento, altri 4, 5, 6, 7 persone, non lo so, non mi ricordo. E quindi di questa attività a Palermo si è occupato Nino Madonia? Madonia è per la sua parte, poi c'è stata l'altra parte della serata degli omicidi a danno di Michalizzi, che c'è stato lui, quelli della Noce, Raffaele Ganci, Ganceme, quel gruppo palermitano, diciamo, che di solito collaborava assieme. Va bene. Senta, Villa Grazia di Carini, di quale famiglia e di quale mandamento il territorio faceva parte? San Lorenzo. E lei sa, ha mai saputo se qualcuno dei Madonia o dei di Trapani ha vissuto in qualche periodo in quel territorio? Sì, loro ci avevano. Loro abitavano per il confine Cinisi, dove loro ci avevano delle Cinisi, delle Rasine, c'avevano delle proprietà, in particolar modo di Trapani. Ci avevano pure, non so se Vielo, terreno, a Marina Longa. Ed erano utilizzati sì, anche dai Madonia? Che io sappia, sì. Quindi non era una loro base di riferimento? Chiedo scusa, non ho capito. Era una loro base di riferimento? No, se fosse come abitazione estiva, non credo come. No, non ne conosco come base di riferimento operativa di Madonia. No, non la conosco. Quindi come ci sia, ma io non la conosco. Come dimora, quindi? Come luogo dove esatto, andare? Sì. Sì. A stare. Senta, in un verbale di interrogatorio che è stato acquisito, a proposito delle relazioni importanti di Nino Madonia, lei ha fatto riferimento a uno zio medico.
Vale, avvocato, sì. Dovrebbe essere sempre il 22 giugno del 2007, solo che non c'è il nome. Le chiedo, sa indicare il nome di questa persona? Non so se fosse zio materno o paterno, credo paterno, però non sono sicuro. E il nome, diceva l'avvocato, lo sa indicare? Non so, è un parente di Madonia Antonino, credo che si chiamasse Madonia, però non ho escluso che fosse un di Trapani. Va bene, senta, lei un uomo d'onore che si chiama o si chiamava Lentini a Castellammare l'ha mai conosciuto? Sì, era un mio pupillo, fra virgolette. Ah. Un mio? Un preferito, una persona di mia affidabilità, un pupillo, chiamiamolo così, per capirci. Ho capito. Lei sa se suo fratello Vincenzo Salvatore lo ha conosciuto? Sì. Nel periodo con cui io ero latitante a Castellammare. Non mi ricordo in dettaglio, ma credo che l'abbia conosciuto una volta, due volte, non lo so dire, non me lo ricordo. E qual è il periodo? Dal 92 al 94, forse pure prima, qualche volta, ma in particolar modo dal 92 al 94, perché poi... Per intenderci, il periodo dell'omicidio Milazzo e della compagna di Milazzo è quello? Il prete è quello, però lui non ha partecipato. Non dicevo sì, se Lentini aveva... Sì, periodo 92-94. Va bene. Lei a un certo punto, quando ha spiegato una certa diffidenza o fastidio di Riina nei confronti di Nino Madonia, ha fatto riferimento ad aggiustamento di processi. Ho capito bene? Sì. Può spiegare che cosa vuol dire? Cioè, in dettaglio, che cosa è? O aggiustare processi in merito di pene giudiziarie, di condanne, in particolar modo quelli previsti dall'ergastolo, o con misure di prevenzioni, tipo in particolar modo c'è un episodio che riguarda Giovanni Pilo che aveva trovato un canale. Quindi tutto quello che era giudiziario e si poteva intervenire di qualunque natura si faceva. Ma la ragione del fastidio per Salvatore Riina qual era? Che se lo teneva per i fatti suoi e non lo metteva a disposizione di tutta l'organizzazione. Ah, cioè Nino Madonia aveva relazioni istituzionali che teneva riservate per sé? Esatto, per non bruciarle, fra virgolette. Per non bruciarle? Sa se queste relazioni esterne di Nino Madonia tenute riservate facevano riferimento anche a servizi segreti e polizia di Stato? Non lo escludo, gli ho detto, aveva delle Rina... traspariva con mezzaparolo, con gli umori, che bisogna poi entrare in quel sistema per capire. Lo capisco. Che non gli piaceva il comportamento di Antonino Madonia, se erano poi istituzionali, cioè per motivi di ragione istituzionale, con il servizio o quant'altro, questo non glielo so dire. E a lui ha cambiato fino a un certo punto, fino all'81-82, dopodiché non so che è successo, ma ha cambiato umori nei confronti di Antonino Madonia. Però lei conosce qualche ragione per cui, nonostante abbia cambiato umore, non ha mai, diciamo, preso decisioni conseguenti? Riina nei confronti di Nino Madonia? Guardi, secondo me, se Tonino Madonia non fosse stato arrestato e Riina non fosse arrestata e via dicendo, io credo che Antonino Madonia non avrebbe fatto una buona fine. Un atto particolare per far capire alla Corte. Prego. Nell'79-80 c'era la volontà di Luca Bagarella vadere dal carcere. Sì. A un certo punto arriva questa notizia, non mi ricordo da chi, che già c'era il piano pronto con la corruzione di alcuni agenti di polizia penitenziaria,
che dovevo evadere. Il piano poi è fallito, però a questo piano, quando mi è arrivata la notizia, io avverto Rina. Rina mi dice che la Rina, cioè questa notizia la so io perché la porta a Raffaele Ganci, non mi ricordo chi me la dà, o il fratello di Vincenzo Milazzo che erano assieme, quindi Sebastiano Milazzo mi porta la notizia che tutto era pronto. Quindi io ho necessità di avere appoggio sul territorio e anche perché si parlava di due o tre soggetti che dovevano evadere. E io vado da Antonino Madonia e in quell'occasione Antonino Madonia va a dire: ma tutte le rogne a me mi capitano. E io questa cosa sinceramente sono rimasto un po' strano, gliel'ho raccontato a Antonino, a Rina Salvatore. Eh sì, dice Nino, va cercando solo quello che gli interessa a lui, battute non belle, ecco, per dirgli. Ho capito. E c'è qualche ragione di fatto per cui lei arrivò a pensare che se non fosse stato ucciso Nino Madonia sarebbe stato arrestato e non invece poteva succedere il contrario, e cioè che veniva ucciso Salvatore Rina? Ma su questo Rina purtroppo era abilissimo, non dava mai al suo presunto avversario di poter arrivare a lui. Quando riusciva a percepire qualche cosa che non andava, da quel momento in poi lui adottava il sistema che non ti, adottava il sistema nel senso, nei confronti anche degli altri, di non aiutarlo quando sbagliava, ma di lasciarlo camminare. Più sbagliava, in maniera che poi lui si giustificava agli occhi degli altri: l'abbiamo ucciso per questo, però non faceva mai nulla, un richiamo, un chiarimento. Aspettava di avere la giustificazione formale? Precisamente. E Nino Madonia non aveva questo tipo di atteggiamento? No, per niente. Ho capito. Senta, a proposito della capacità dei Madonia, di Nino Madonia in particolare, di avere notizie, lei ha mai saputo qualcosa sulla morte presso la questura di Palermo di un tale Marino? No, più di quello che si sa normalmente, dettagli non li conosco, perché ripeto, quel periodo erano altri soggetti che curavano questi rapporti. Notizie che aveva Giuseppe Grigo Scarpa o Madonia, erano notizie che avevano loro in quel momento. Non li conosco, poi conosco un po' quello che è la stampa. No, io non voglio sapere notizie di stampa, ma... No, di quello che è avvenuto dopo, no, non conosco, è all'interno. Le fonti di Antonino Madonia o di altri che passano notizie istituzionali a questi soggetti, non ma li conosco. Antonino Madonia ne ha avute notizie sulla morte di Marino? Ripeto, non lo so, può essere sì, può essere no. Li poteva avere lui o li poteva avere Giuseppe Grigo Scarpa, che erano nella stessa barca. Lei ricorda quando fu ucciso Giuseppe Grigo Scarpa? Ucciso, fatto scomparire. Fatto scomparire, sì. 84, 85, non mi ricordo, su per giù quella data. Presidente, il verbale è in atti ed è sempre lo stesso, 22 giugno 2007. Leggo a formale contestazione in modo da consentire al signor Brusca di dare una spiegazione. Leggo per intero a partire dalla parte finale di pagina 18. Signor Brusca, lei in quell'occasione disse così: che Madonia aveva delle relazioni importanti con altri soggetti, questo non glielo so dire, che aveva informazioni da parte di qualche tra virgolette poliziotto o qualche cosa, perché lui aveva notizie. Domanda del PM: come sa che aveva notizie? Lei risponde: perché lui sapeva quando era, no, lui, il fratello, quando era pedinato, movimenti. PM: come, lei come lo sa che loro sapevano? Brusca: me lo dicevano. PM: cosa le dicevano? Cosa le dicevano? E lei risponde: in base alle notizie all'interno. Per esempio, quando fu il fatto di Marino, loro avevano notizie ben precise. Che avevano ricevuto notizie all'interno di quello che è successo della questura, però non so se Giuseppe Madonia, Antonino Madonia o Giuseppe Grigo Scarpa in quel momento erano tutte e due
assieme a Giuseppe Giacomo Gambino, che collaboravano, però avevano delle notizie ben precise che venivano dalla questura. Sì, mi ascolti? Lei ha già detto che Giuseppe Greco Scarpa scompare fra l'84 e l'85. Giuseppe Madonia, sì, fratello di Nino Madonia, lei sa quando venne arrestato? Giuseppe Madonia venne arrestato in occasione dell'omicidio del capitano Basile. Esatto. Poi c'è stato un entra-esce, non me le ricordi dalle date. E poi, definitivamente? Credo... Lui era soggiorno a Roma, credo nel 92-93. Nell'85... Non ricordo, l'avvocato. Sì, nell'85... Lei... Prima, su domanda del pubblico ministero, ha detto di fatto chi comandava il mandamento di Resuttana, anche quando era libero Francesco Madonia, era Nino Madonia. Nell'85 era questa la situazione? Cioè comandava Nino Madonia il mandamento di Resuttana? Guardi, quando lui era libero, se non era in carcere, era lui. Quindi in tutti i periodi in cui Nino Madonia è stato in libertà, era lui che dirigeva il mandamento, è questo? Precisamente. Va bene. Senta, lei ha fatto una... ha dato un dettaglio a proposito del modo in cui Nino Madonia, si decise a utilizzare il metodo dell'autobomba per alcuni attentati. Ha presente? Sì, la sento, alla domanda? Ha presente questa circostanza? Lei prima ha fatto riferimento a un attentato a Cirillo a Roma, ho capito bene? Sì. Bene. Può spiegare come lei ha saputo e che cosa ha saputo di come Nino Madonia, a seguito di questo attentato... sì, ho detto Cirillo, lapsus freudiano, Casillo... a proposito del fatto che Nino Madonia si decide a utilizzare quella modalità. Allora, non mi ripeto, ora sono tanti anni che questo fatto... lo so. No, perché avvocato, io cerco, ormai ne conosco, cerco di rispondere finché posso e dove certo. Posso. Non mi ricordo come è venuto fuori di come mai l'iniziativa di usare l'autobomba a Palermo. È da cosa nostra, anche se già era stato fatto ai tempi a Catania contro Calderone. Un tentativo non eseguito. Esatto. Però l'iniziativa fu che Antonino Madonia, l'iniziativa di cominciare a usare l'autobomba è stata sua, con l'esperienza di Cirillo. Antonino Madonia è venuto a Roma. Questo sì, la origine, se lo ricordo male, l'origine napoletana. E Antonino Madonia era uno di quelli che era sempre a Napoli con gli uomini d'onore di Napoli, quindi conosceva pure quell'ambiente. Ecco, io non avevo voluto fare la domanda, suggestiva, ma quindi Nino Madonia aveva cognizione precisa, conoscenza precisa di come era stato fatto quell'attentato? Precisamente, siccome l'ambiente era napoletano e conoscendo la famiglia di Marano in Nuvoletta e l'altri, quindi sicuramente lui avrà preso informazioni dirette, non so se come, quando, però l'ha preso lui direttamente dai napoletani, quindi gli hanno spiegato come funzionava, come si doveva commettere, quindi ho non capito. So poi se si è fatto presentare l'attentatore, se l'ha fatto spiegare. Questo non glielo so dire, so che l'iniziativa di cominciare a usare l'autobombe contro i cosiddetti omicidi eccellenti è stata sua, preveniente da questa ideazione. Ecco, lei sa chi dei napoletani? Ha fatto riferimento a napoletani?
Sì, dalla famiglia di Marano, in particolar modo in Nuvoletta, Angelo Nuvoletta. Lui era molto amico di Pasquale Licciardi, anche questo lui poi ucciso, che so anche raccontatomi da Nicola di Trapani, che Antonino Madonia non la prese bene anche questo fatto, che erano molti amici. Quando ho detto lui era molto amico di Pasquale Licciardi e prima sì. aveva detto De Nuvoletta, lui Licciardo chi è? Riccardi, non mi ricordo come si chiama. Come? Riccardo Ricciardi. No, non no, no. Come si chiama. Lei ha detto lui. Lui chi è? Antonino Madonia. E lo so, però siccome aveva usato quel sì, termine. Sì, sì, va bene. Nell'occasione in cui lei, diciamo, apprende queste notizie e si parla dell'attentato a Roma... con l'autobomba si parlò della partecipazione di esponenti dei servizi segreti nella realizzazione di quell'attentato? No, si parlò dell'iniziativa, come mai è stata usata l'autobomba e del carattere di Antonino Madonia, come, per quale motivo, questo non lo so. Va bene. Andiamo ai suoi rapporti con Santo Sottile e la moglie Maria Concetta D'Alessandro. I suoi rapporti con queste due persone sono precedenti a quando risalgono? Facciamo così. L'avvocato, io con Sottile siamo paesani. Sì, sì, lo so, però glielo devo chiedere. Sì, la frequentazione, man mano che andavamo crescendo, il rapporto andava sempre crescendo sul lato personale che su fatti di Cosa Nostra quasi niente, tranne che non mi ha aiutato nella latitanza. Sì, per intenderci, all'epoca dell'attentato, dell'incendio dell'auto del brigadiere Tommasone, lei già conosceva Santo Sottile e la moglie? Sì, sì, conoscevo sia voglia. E aveva rapporti di frequentazione? Sì, io spesso andavo. Quella casa per me era un diversivo per staccarmi addirittura dagli problemi di Cosa Nostra. Quando ero stanco, stressato, me andavo da lì, mangiavamo assieme, cenavamo, scherzavamo. Ho capito. L'avevo frequentato da sempre, non si figuri. Sì. Senta, avvocato, concludo un argomento e poi abbiamo bisogno di qualche minuto di sospensione. Sì. Allora, no, ma intanto le sì, dico concludo l'argomento. Concludo sull'attentato al brigadiere Tommasone e poi sì. Sì, una sola precisazione su questa questione dell'incendio dell'auto del brigadiere Tommasone. Lei forse già l'ha detto, le chiedo, lei sa chi materialmente seguì quell'attentato? Guardi, quell'attentato avvenne nel periodo in cui io ero soggiornato a Linosa. Sì. Credo che al 99% l'abbia seguito Baldassare Di Maggio, ma sono stato lui e poi è stato qualche altro. Comunque è stato sotto la reggenza di Di Maggio, giusto? Sì, sì, ma anche materialmente secondo me è stato lui. Ho capito. La ragione è quella che ha riferito prima, su cui le ha chiesto il pubblico ministero, cioè che il brigadiere Tommasone cercava latitanti, ma... Esatto, a meno che questo che mi fu specificato, spiego, se io ero in paese, Santo Sottile mi avrebbe informato a me, io non c'ero e ho informato a Baldassi, immagino che avevano quasi gli stessi rapporti, ecco. Io ero un po', fra virgolette, più stretto. Quindi Santo Sottile aveva informato Balduccio Di Maggio? Esatto. Va bene, Presidente... Allora un quarto Grazie. D'ora di sospensione. Siamo tutti, riprendiamo l'udienza. No, manca l'avvocato Scozzola. Possiamo vedere se qualcuno dei colleghi presenti in aula può chiamare l'avvocato Scozzola e l'avvocato Riggi. Comunque, scusa, in questi casi... Anche Vincenzo Terranova c'ha una tosse terribile. L'avvocato Scozzola c'è, l'avvocato Riggi? Ecco l'avvocato Riggi. Allora, adesso siamo tutti, controlliamo, verifichiamo se è attivo il videocollegamento col detenuto collegato, con l'imputato collegato a distanza, col Scotto.
Eccoci qua. Sì, signor giudice, siamo collegati. Perfetto, buongiorno. Ci vedete e ci sentite sempre? Vedete e sentite pure l'aula, diciamo, della località remota dove è presente il dichiarante? Sì, noi sentiamo e vediamo, ci dà il collegamento. Sentite e vedete. Ok. Allora, andiamo allora presso l'aula, diciamo, del sito remoto dove è presente, dovrebbe essere sempre presente Brusca Giovanni. Signor Brusca, c'è? Sì, signor Presidente, sono qua. Buongiorno. Il cancelliere è sempre presente? Sì, signor Presidente, siamo qua. Buongiorno. Allora, sempre ovviamente, lo ribadisco, ma è pressoché inutile, è il cancelliere che dovrà verificare e fare in modo che il dichiarante sia sempre nelle condizioni di libertà e senza nessun condizionamento esterno, ma questo, insomma, me lo insegnate voi. E quindi possiamo riprendere da dove avevamo interrotto. Avvocato Repici, prego. Grazie Presidente. Avvocato Repici, chiuso con il brigadiere Tommasone, due precisazioni, signor Brusca. La prima, lei ha fatto il nome oggi su domanda del PM di tale Vito Roberto Palazzolo quando parlava di gelosia di Riina nei confronti di Nino Madonia, ho capito bene? Sì. Può spiegare meglio esattamente di che si tratta? Della gestione di Vito Roberto Palazzolo, che notoriamente era il principale mediatore per quegli anni del traffico di droga e l'eroina nella specie. Può spiegare che cosa intende quando ha detto che Riina aveva gelosia? Nel senso che siccome erano, non so, amici, come frequentarlo, cioè, lo frequentava più lui, se lo teneva bello stretto, tipo viaggi in Germania, perché lui gli dava la copertura lavorativa per eventuali processi. Diciamo che quasi se lo curava personalmente, lì e Riina, non so quale elemento ulteriore avesse, questa vicinanza la mal digeriva. E quando dice lui se lo curava personalmente? Riina Salvatore. No, Riina Salvatore era, immagino, la persona gelosa. Esatto. E lui che si curava personalmente Vito Roberto Palazzolo era? Antonino Madonia. Va che bene. Intratteneva rapporti con Antonino Madonia, diciamo più stretti, più frequenti, che Antonino Madonia e Riina Salvatore non molto apprezzava. Ho capito. E in questa attività di narcotraffico di Vito Roberto Palazzolo si tratta di attività limitata al territorio nazionale o anche internazionale? Il traffico era internazionale, perché la droga arrivava ai paesi dell'est, passava per l'Italia e poi andava a finire negli Stati Uniti in quel momento. E lei ha mai saputo se Vito Roberto Palazzolo si occupava anche di gestione dei proventi di questi traffici? Si interessava sia, aveva creato l'anello di collegamento della fornitura della droga, sia si interessava spesso e volentieri, credo che sempre, a meno di quello che so io, del ritorno dei soldi in Italia. Sì, e quindi solo in Italia i soldi o sa anche di collocazione di soldi all'estero? Non da parte di Vito Roberto Palazzolo sempre? Di collocazione non ne so, lui è molto ricco, quindi non conosco le sue. Però del ritorno dei soldi in Italia, sì. E di dove era o di dov'è originario Vito Roberto Palazzolo? Credo di Terrasino di Cinisi. Lei sa, ha detto della gelosia da parte di Riina, sa che posizione, sì, aveva Bernardo Provenzano rispetto a questi rapporti di Nino Madonia con Vito Roberto Palazzolo? Ma Bernardo Provenzano aveva rapporti un po' come ce l'aveva Riina, però quello che Riina, diciamo,
faceva trasparire, e questa possessività da parte di Antonino Madonia con il Palazzolo, che poi come territorio, anche come amicizia, ora non conosco la loro origine della frequentazione, però Antonino Madonia lo frequentava perché gli aveva creato, diciamo, un posto di lavoro che gli permetteva di costruirsi gli alibi eventuali fatti di crona, come per esempio l'omicidio, la strage, il tocco e Nici. Bernardo Provenzano non lo so, ma penso che mediasse tramite Rina Salvatore. Lei sa di dov'è la moglie di Bernardo Provenzano? Sì, credo di Terrazino di Cinese. Cioè dello stesso territorio di Vito Roberto Palazzolo? Sì. E sa se fratelli della moglie di Bernardo Provenzano sono uomini d'onore di quella zona? Sì, sono Paolo e uomo d'onore, credo che un altro cognato è stato ucciso. E senta, con Totò Riina le capitò mai di parlare della vicenda denominata Pizza Connection? Sì, ma per l'aspetto giudiziario, credo che Pizza Connection, se non ricordo male, a Riina gli interessava poco e niente. E invece sa se a qualcuno interessava di più? Ma tipo gli americani o qualche altro in Italia, ora non mi ricordo del processo preciso, comunque... Lei ha mai conosciuto... Mi scusi, l'ho interrotta, concluda. La parte colonese non era stata colpita tantissimo. Sì, e lei ha parlato della famiglia Galatolo. Sì. E ha detto che Vincenzo Galatolo era la persona più vicina in assoluto a Nino Madonia. Ha mai conosciuto parenti americani dei Galatolo? Sì, ho conosciuto un signore, che se fosse un cugino, che l'ho visto sia in Italia che a Miami. E sa se queste persone erano coinvolte nelle vicende di Pizza Connection? Che io sappia no, ma erano coinvolti in un'altra vicenda. E l'altra vicenda quale sarebbe? Dovrebbe essere Iron Tower, una cosa del genere, dove c'è il fatto dei 100 kg di famoso sequestro, il sequestro della nave? Esattamente. Cioè la nave Big John? Esatto, sì. E almeno io che ricordo che dovrebbe essere così. Sì, e questa vicenda... diciamo per la parte di Cosa Nostra, lei chissà fosse coinvolto? Ma la parte più coinvolta è Salvo Madonia, credo e basta, qualcuno dei Galatolo, e poi credo Roberto Naimo, se non ricordo male, o quella è un'altra vicenda, comunque al massimo questi soggetti. E sa se era coinvolto Vito Roberto Palazzolo? Con questa vicenda no. No. Senta, che io sappia no. A proposito dell'attentato alla Daura, con qualche persona di Cosa, qualche esponente di Cosa Nostra, lei ha mai parlato di una magistrata, donna magistrato svizzera? Che si chiama Carla Del Ponte. Sì, lo sapevo allora, l'ho saputo di recente, sì. No, a me non interessano le eventuali notizie che può aver appreso da organi di informazione. Sì. Le chiedo se ne ha mai parlato con qualcuno dentro Cosa Nostra. No, non mi è mai capitato di commentare la presenza o l'attività della dottoressa Del Ponte. Va bene. E senta, poco fa ha fatto il nome di un tale Naimo, ho capito bene? Sì. Di nome? Non mi ricordo, comunque è un collaboratore di giustizia. È una persona giovane, anziana? Anziana, penso che non so se è più grande o piccola di me, comunque è una persona anziana. Lei sa se aveva rapporti con qualcuno della famiglia Madonia? Attraverso i Galatolo, lui crede che fosse del mandamento di Resuttana. Appartenesse anche se era in America, però la sua origine è di Resuttana. Ha mai saputo della sua presenza
nella zona di Carini? Non lo so, ma penso di sì. Non lo so, io non lo so. No, no, se lei ne ha mai avuto notizia? No, non ne ho avuto mai notizia. Vabbè. Un'altra precisazione a proposito di Salvatore Riina, che sappiamo essere stato latitante fino al 15 gennaio 1993. La mia domanda è: lei era in stato di libertà, seppure latitante. Lei ha avuto rapporti con Riina fino all'ultimo? Sì. Ecco, le chiedo, Riina, negli anni della sua latitanza, lei ha parlato della sua casa incontrata da Musi? Sì. È stato presente anche di passaggio a San Giuseppe Jato, anche in epoca successiva? Di passaggio in che senso? Senza essere stanziale in una abitazione. Lei di contrada da Musi ha detto aveva proprio la casa. Sì, nel senso non era in paese, ma era in una contrada di San Giuseppe Jato. Sì, linea d'aria dal centro abitato un chilometro e mezzo, né due, non mi ricordo. Comunque, ecco, allora, la domanda è specifica allora. Questa casa era di proprietà di Riina fino al 15 gennaio 93? No, credo che fu venduta prima. Lui non ci abitò più dall'86 in poi. E quando la vendette, lei lo sa? Se la casa l'ho fatta vendere io, credo nell'89-90. Va bene. Senta, torniamo per la parte ulteriore ai suoi rapporti con Santo Sottile e la signora D'Alessandro. Le faccio prima una domanda. Lei ebbe notizia, e se sì, come, della avvenuto omicidio del poliziotto Antonino Agostino e della moglie? Non ho compreso la domanda, avvocato, sì. Mi scusi. Lei quando ha saputo della uccisione del poliziotto Agostino e della moglie? È come tutti noi, dai mezzi di informazione. Le chiedo, nell'immediatezza o molto tempo dopo? Dell'omicidio? Sì. Nell'immediatezza, dai mezzi di informazione, che era stato ucciso un poliziotto, la moglie. Lei se lo ricorda quindi quando uscì la notizia dell'avvenuta uccisione del poliziotto e della moglie? Sì, me lo ricordo benissimo, se ne è occupato la stampa abbastanza. Lo so, e però ho bisogno che lei lo dica. Sì, lo sto dicendo. In quel momento lei sapeva che Ida Castelluccio, moglie del poliziotto Agostino, era la nipote di Maria Concetta D'Alessandro? No, l'ho saputo quando con Maria D'Alessandro mi ebbe a fare questa esternazione che quella era sua nipote. Io ho negato, se mai cosa posso fare? E lei, conoscendo il paese, meno male, sapevamo tutte di tutti. Se no dice, ma perché lei che c'entra? E dice, che ne so Maria, ma che mi racconti? Io negavo a 360 gradi la situazione. Certo, ho capito qual è la posizione che ha tenuto lei, ma questa richiesta di informazioni da parte della zia, cioè di Maria D'Alessandro, rispetto all'avvenuto omicidio, quanto tempo dopo è stata? Ma giorni, non sono passati anni, giorni. Quindi nei giorni successivi? In occasione di un convivio, un colloquio, ci è capitato l'occasione, non so di cosa si parlava, e siamo andati a finire là. Mi ricordo l'episodio che lei, mi rimproverava indirettamente, né che mi accusava. Era un senso di... Dice, perché lei? Che c'entra? Che non è che era stupido, il paese che ci conosciamo tutti e tutti. Quando dice il senso era che c'entra, cioè... Hanno ucciso il poliziotto perché è stata uccisa pure la donna? Questo era il senso?
voglio essere brutale, succede spieghi. A lui va bene, lei che c'entra? Dice, per quale motivo a lei? Non si poteva risparmiare. E lei fece, questo. E lei smentì ogni cosa, si dimostrò del tutto all'oscuro. Che effettivamente lo ero. Sì, ho capito. Addirittura negavo anche la sua interpretazione, anche se poi era palese, in paese che ci conosciamo tutti, si figuri. E quindi il suo ruolo, bene o male, era comunque risaputo. Oh. Ma lei ha saputo, nel parlare con la moglie di Santo Sottile, quanto tempo prima dell'omicidio quella ragazza si era sposata col poliziotto? No, non mi ricordo, credo di no, non lo so. Lei ha saputo, le è stato detto se Santo Sottile e la moglie avevano partecipato al matrimonio della nipote? Credo di sì. Mi ricordo in quell'occasione ho saputo che loro erano pure presenti. E da chi l'ha saputo? No, parlando con loro, avvocato, io non avevo altre informazioni, tranne Maria Santo Sottile e per un periodo l'altra parente. Cioè la nipote che aveva avuto rapporti con Pino Greco? Giuseppe Greco Scarpa. Sì. Poi ho conosciuto il fratello, altri nipoti, ma così in un contesto familiare. Sì, sì. Senta, lei ha mai avuto cointeressenze economiche con Santo Sottile e la moglie? Sì, li ho aiutati economicamente, e in particolar modo proprio per aiutato lei in quanto era titolare di assegni bancari, quindi c'era il rischio di andare a finire in carcere e l'ho aiutato per questo motivo. C'è stato mai acquisto di immobili in comune o comunque con interessi comuni fra lei e la moglie di Santo Sottile e Santo Sottile? Assolutamente no, c'è stato semplicemente in occasione di questo prestito che riguardava il pignoramento, non mi ricordo, il pignoramento o una circostanza che se l'erano vendute, non potevano fare l'atto a questi proprietari perché c'erano delle ipoteche, non mi ricordo il dettaglio, e c'erano degli assegni che potevano essere andavano in scadenza o già c'erano qualche cosa di penale e lei poteva rischiare il carcere, e io solo per questo mi sono prestato, altrimenti conoscendo Santo Sottile, ci avevo capitato una volta, non le avrei dato nulla. Ho capito, ma questo immobile oggetto di questa vicenda era a San Giuseppe Jato o a Palermo? L'immobile era a Palermo, che era una proprietà che loro avevano acquistato, non so, dagli anni 70, come ho scoperto processualmente. E lei sa dove? Sa dove a Palermo? Chiedo scusa, su questo c'è stato un procedimento giudiziale, quindi si può acquisire. Sì. L'immobile è in via Petrè. Bene. E senta, in questo procedimento giudiziario venne sequestrata corrispondenza fra lei e Santo Sottile e la moglie? Sì. Questa corrispondenza fa riferimento al periodo in cui lei era latitante o quando lei già era collaboratore di giustizia? No, la corrispondenza era quando io ero arrestato, quando io ero arrestato e portato a Busto Arsizio nel 94. E poi durante 2009-2010, sì, da collaboratore di giustizia cercavo di recuperare questi soldi che gli avevo prestato e gli mandavo delle lettere tramite mio cugino, ma erano due o tre lettere, non mi ricordo quante erano. Esatto. Comunque sono tutti acquisiti, esatto, sono tutti pubblici. Bene, e quindi il tramite era suo cugino Giuseppe? Il mediatore sì. Giuseppe ha il suo stesso cognome, Brusca? Giuseppe Brusca. Sì. In quello stesso periodo lei ebbe corrispondenza anche con Mario Brusca? Con mio zio, Brusca Mario. Sì, sì. Io ho fatto mia madre.
Ha avuto corrispondenza anche con lui? Sì, sempre tramite mio cugino. Il mio cugino mi faceva un po' da postino. Ho capito. Senta, a proposito, è l'ultima cosa che le chiedo, a proposito di questo suo zio Mario Brusca, è stato coinvolto in qualche vicenda delittuosa della quale lei ha già parlato stamattina? Assolutamente no, è una persona incensurata sotto ogni punto di vista. E... è il fratello più piccolo di mia madre. Senta, quando Salvuccio Madonia portò a San Giuseppe Jato il cadavere di Genova, dove lo seppelliste? Nella proprietà di, se non ricordo male, di Brusca Mariuccio, comunque era lì. E Brusca Mariuccio è sempre questo zio Mario Brusca? O è un altro? No, sono due persone distinte. Ah, ecco, e allora, allora lo spieghi, perché se no rimane così come a me rimane la... la... Allora, Brusca Mario è fratello di mio, fratello di mia madre, non c'entra nulla. Brusca Mariuccio è un affiliato, che ho detto stamattina, coinvolto nell'omicidio perché ha partecipato lui, che la consegna è avvenuta in contrada chiusa dove lui aveva l'attività di allevatore. Quindi Brusca Mariuccio è uomo, è noto, noto al, sì, è stato anche arrestato, condannato, sì, all'ergastolo. E aveva rapporti di parentela con lei? Chi? Mariuccio Brusca. È cugino di mio padre, cugino primo di mio padre. Ah, ok. È un altro cugino, però dal lato paterno. Sì, 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 esattamente. E faceva parte di Cosa Nostra. Va bene. Io ho terminato, grazie. Sì, grazie avvocato. Le altre parti civili? Ci sono un paio di domande. Avvocato La Dolcetta per la registrazione. Buongiorno, signor Brusca. Senta, ritornando un attimo al rapporto che aveva con il signor Sottile, la signora Maria D'Alessandro, volevo chiarito meglio, nel momento in cui la signora D'Alessandro le chiede spiegazioni sull'omicidio della nipote, lei effettivamente non prende informazioni, cioè non cerca di capire cosa può essere accaduto e chi può essere stato, visto che a suo dire erano suoi cari amici? Allora, togliendo tutto quello che ho raccontato da uomo istituto di Cosa Nostra, convinto che era stato qualcuno di Cosa Nostra, vedendo il territorio pensavo a Biondino Salvatore o chi per lui, ma riguardando a Cosa Nostra non ho pensato altro. Non ho avuto necessità di andare a chiedere informazioni, quindi 2+2 per me faceva Carini, se non direttamente o indirettamente coinvolto in mandamento di San Lorenzo, con Biondino a capo, e poi eventualmente altri soggetti che avrebbero partecipato al crimine. Nel momento in cui Lo davo quasi come scontato, non sapevo poi tutto il resto che ho scoperto. E tutto il resto che ha scoperto, come lo ha scoperto? A cominciare dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore, da lì poi ho ricostruito tutto il pregresso, le domande di Rina, Raffaele Ganci che mi faceva attendere perché quando Rina mi voleva uccidere lui mi ha tratto la trappola e poi è stato di convinto a non procedere a tale fatto da Biondino Salvatore. Quindi mi sono venuti in mente tutti questi ricordi e ho fatto i miei collegamenti. Senta, lei poc'anzi ha parlato dei rapporti un po' tesi tra Madonia e Rina e soprattutto del fatto che Madonia poteva in qualche modo regolare, forse anche autonomamente, dei conti. Ecco, era possibile per Madonia uccidere un uomo, peraltro un uomo di Stato, senza il benestare di Totò Riina? Sì, allora, io non sono il giudice che devo giudicare, per me sì. Nel caso in cui ci fossero regolamenti di conti, anche personali, sa se il signor Madonia si faceva coadiuvare dai cosiddetti soldati, come lei poc'anzi ha definito, magari soldati di cui lei non è a conoscenza, nel senso che non conosceva personalmente? Era uso, diciamo, chiedere l'aiuto di picciotti, di soldati che non erano conosciuti né a lei né tantomeno a Totò Riina? No, questo che mi risulti no,
però chi aveva la capacità di, tra virgolette, intimidatoria o di sottomettere i suoi fedeli all'interno del mandamento di del suo mandamento, sì, e in particolar modo Vincenzo Calatolo non faceva nulla ed era fedelissimo ad Antonino Madonia. Poi c'era tutto il resto, ma Vincenzo Calatolo era una, come dire, Antonino Madonia secondo, punto. Va bene, non ho altre domande, grazie. Grazie agli altri difensori di parte civile, nessuna? Avvocato della difesa? Avvocati della difesa? Avvocato Riggi, lei ha domande? Nessuna domanda. Avvocato, nessuna domanda. Avvocato Scozzola? Poche domande. Sento una cosa, signor Brusca, buongiorno innanzitutto. Volevo chiederle questo. Capaci fa parte del mandamento di San Lorenzo? Sì o, di qualche, o no? E se è no, di quale mandamento fa parte? In quel momento... Guardi, in quel momento, perché c'era Capaci, prima era mandamento di Cinzio o di Carini, non mi ricordo, poi è stato sciolto, in quel momento era stato aggregato a San Lorenzo. Quindi diciamo nell'89 era a San Lorenzo, giusto? Esatto, esatto. E il capomandamento di San Lorenzo era... In Giuseppe quel periodo. Giuseppe Giacomo Cammino e no. Nell'89 poi, come è noto, era sostituirlo era Biondino Salvatore. Quindi sostituito da Biondino Salvatore perché Gambino era stato era detenuto. Oh, un'altra cosa, sempre in regola generale di Cosa Nostra. Quando un soggetto è fuori famiglia o comunque quando un soggetto si estranea da Cosa Nostra, che significato ha? Che quantomeno nessuno lo dovrebbe più avvicinare o quantomeno non gli dovrebbero dare più confidenze, non può partecipare, solo se serve qualcuno lo chiama per farlo mettere a disposizione di qualche sua conoscenza, dipende qual è la necessità, queste sono le condizioni, però non fa più parte delle regole, dei meccanismi di Cosa Nostra. Senta, e quindi in questo caso... L'intervento di questo soggetto, che o è fuori famiglia o comunque si estranea da Cosa Nostra, può essere solo esclusivamente per attività delittuose o comunque collegata a interessi di Cosa Nostra? No, come regola, e credo che si applicava, veniva escluso da tutti, però siccome era, faceva anche se era escluso, faceva parte di Cosa Nostra, se necessitava di qualche informazione... o lui vedeva qualche cosa, i rapporti c'erano sempre. Ah, perfetto. Cioè, diciamo, limitati a queste a queste peculiarità, però come attività totale era fuori. Lei stamane, rispondendo al pubblico ministero, ha più volte detto che i Madonia erano soliti, comunque succedeva, commettere, che commettessero degli omicidi senza autorizzazione da parte di Rina. Lo conferma? Sì, sì, lo confermo. Ci può dire quali? È un tipo questo qua, io non ho, schiarisco, un minuto avvocato, io non ho la certezza matematica, è stato fatto questo omicidio. In base a come si ragionava gli elementi e in base a quello che mi è successo, che Rina mi domanda che lui non sa nulla, vuole sapere da me chi è stato, quindi 2+2 secondo me è fatto da Antonino Madonia, che non sapevamo Cosa Nostra è 100%, che Rina se no non aveva motivo di farmi questo interrogatorio di terzo grado, che non me l'ha fatto mai per altre circostanze. E oltre a questo qualche altro omicidio commesso da Madonia privo di autorizzazione, ce lo può indicare? No, avvocato, no. Io forse non mi sono spiegato, non conosco nessun omicidio commesso da Antonino Madonia senza nessuna autorizzazione. Poteva commettere che sono attentato o qualche altra cosa, cioè non è, Madonia non è che andava a raccontare tutto a Rina, per esempio mio padre gli raccontava per filo e per segno anche stupidaggine, Biondino Salvatore gli raccontava tutte, Raffaele Gangia la stessa cosa, Antonino Madonia non era così. Mi faccia, scusi avvocato, la interrompo un attimo, Brusca, scusi, può darsi che abbia capito male io, ma questa mattina lei ha fatto riferimento
A proposito di queste iniziative autonome, diciamo di Madonia, ha qualche attentato? Sì. No, signor Presidente, chiedo scusa, non, se ho detto questo... Ma no, 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 è una domanda, può darsi... No, non conosco nessun fatto concreto di che Madonia Antonino abbia commesso senza l'autorizzazione o l'accordo di Rina, in qualunque sua forma. E quando dice non conosco nessun fatto concreto, a parte le impressioni e le deduzioni che poi vedremo, a me interessa sapere questo, si riferisce solo ed esclusivamente ad omicidi o si riferisce anche ad altri tipi di delitto? Attentati, estorsione? Molto specificato. Come? Interessa aggiustare processi o che so, prevalentemente aggiustare processi o questo omicidio o qualche altra stupidaggine, ripeto che io non... io percepivo, avvocato, per spiegarmi così, percepivo gli umori di Rina di prima e di dopo. Esatto. Oh, e quale processo, dato che parliamo di processi, che lei, di cui lei ha conoscenza, è stato aggiustato? Ma credo che allora avessero quello di suo padre, non mi ricordo se riguardava misure di prevenzione o un processo di associazione. Poi c'erano... Nei confronti di Francesco Madonia? Madonia del padre e di altri soggetti, ora questo è l'avvocato, non conosco la realtà giudiziaria di Madonia, ne hanno avuto tantissime pubblicitamente giudiziarie, non li conosco tutti. Sì, ma dico, ma può indicare un processo che... No, no, non sono in condizione di indicare niente. Non è in condizione di indicare nulla, ho capito. Sento una cosa, lei stamattina... Dire, non ho prove. Come? Non ho prove e non ho conoscenze dirette. Esatto. Senta una cosa, stamattina lei ha parlato di un omicidio commesso da Puccio e Bonanno senza Madonia e che Madonia si sarebbe in un certo qual modo alterato. Anzitutto può dirci chi è, quando parla di Madonia, chi era questo Madonia? Era Giuseppe, Salvatore o Antonino? No, no, il riferimento all'omicidio del capitano Basile. La partecipazione all'omicidio del capitano Basile era da Giuseppe e Armando Bonanno per l'ammandamento di Resuttana. E Antonino Madonia non fu informato preventivamente di questa loro partecipazione, che è stato stabilito nell'arco di qualche ora. Ah, ho capito. Antonino Madonia non c'era, quindi non c'è stata la possibilità di poterlo informare. Ho capito. Quindi questo omicidio è stato commesso senza autorizzazione da parte della Commissione? No. Allora, siccome io l'ho vissuto in prima persona, si doveva commettere questo omicidio. Io mi incontro con Settimo Damiano di Monreale, dice oggi c'è la festa patronale a Monreale, al 99% il capitano è presente. Questa discorsa è avvenuta alla Favarella, nella proprietà di Michele Greco. C'ero io e c'era Giuseppe Madonia, non ricordo per quale motivo, accompagnato il padre, non mi ricordo per quale motivo, comunque c'era presente lui e c'era pure presente Vincenzo Puccio. Io informo Rina di questa situazione e lui subito chiama i due, li fa mettere a disposizione e da lì poi ci siamo messi d'accordo, quindi è nato l'esecuzione dalla mattina al pomeriggio e non c'è stato il tempo di informare Madonia Antonino. Ho capito. Senta un'altra domanda che era di carattere generale e dovevo farla prima. Ci può dire qual era la sua posizione giuridica all'epoca, negli anni Ottanta? Le rammento questo. Lei nel fine settembre, primi di ottobre dell'83 è stato tratto in arresto, mandato di cattura cosiddetto Buscetta. Poi è stato scarcerato a marzo. Presidente, chiedo scusa, è nociva la domanda perché il mandato di cattura, cosiddetto Buscetta, naturalmente non è dell'83. Non ho detto 83, ho detto 83, mi correggo. Forse ha detto 83, sì. Allora mi correggo, 84 in poi. Vabbè, 29 settembre 84. Sì, vabbè, è un lapsus. Comunque lei è stato arrestato con il mandato di cattura conseguente alle dichiarazioni È stato scarcerato poi, se non erro, a marzo 85. Ecco, successivamente che è successo?
sino a quando la sentenza poi del Maxium è diventato definitiva. E allora io sono stato arrestato per la prima volta per una ventina di giorni nell'82-83, quello che secondo me lei faceva riferimento. Poi con le dichiarazioni Buscetta a settembre 84, poi sono stato arrestato nel 20 maggio 96 e sono uscito definitivamente il 31 maggio 2021. Scusi, signor Brusca, a me interessava sapere una cosa. Lei ha avuto un periodo di soggiorno obbligato e l'ha detto pure stamattina a Linosa. Ci può dire il periodo? 10 mesi. Sono stato scarcerato a maggio del 85. E sono rientrato con l'inizio del maxi processo, che dovrebbe essere il 31 gennaio, il primo di febbraio, non mi ricordo con precisione, dell'86. E l'obbligo di soggiorno è cessato oppure continuava? Non ho capito. Il soggiorno è cessato o è continuato? Che è successo? No, mi è stata applicata poi quando sono tornato in paese per partecipare al processo, un problema che si uno, la sorveglianza mi è stata applicata la misura di prevenzione di 3 anni. Ho capito. Senta, in relazione invece all'occultamento di cadavere di Genova... Non ho capito, chiedo scusa. In relazione all'occultamento di cadavere, quello che avete seppellito con suo fratello e suo cugino Brusca Mariuccia, Genova, quello che ha portato Madonia. Sì. Può dirci, per la verità l'ha detto, però io non l'ho capito, è stato utilizzato meno acido in quell'occasione? No, non è stato utilizzato acido, è stato utilizzato, chiamiamolo acido, ma questo dei negozi, diciamo, di normale... tipo casalingo, buttato così sciolto, non era quello che si utilizzava per sciogliere i cadaveri nell'acido. Ho capito. Oh. In relazione invece... È stato interrato. Sì. In relazione invece alla scomparsa di Polizzotto, allo strangolamento e chiaramente successivamente poi scomparsa, volevo sapere questo. Non ho capito, avvocato, non ho capito di chi. Come? Palazzolo. Non l'ho capito. Palazzolo. Ah, okay. Quello cui lei ha partecipato personalmente al bagno Pipitone. Ma nel momento in cui lei ha visto che questo soggetto aveva questo foglio A4 con i nomi, le taglie, indicazione delle somme, eccetera, eccetera, ma a Rina l'avete comunicato? L'avete detto a Rina? Lei l'ha comunicato? Lei era io no, ma già, chiedo scusa, io no, però per farlo in quelle condizioni davanti a tutti, penso che a conoscenza... No, penso no, lei sapeva che Rina ne fosse a conoscenza, è diverso. Avvocato no. No. Cioè, ma per quanto ha capito lei, per quanto ne sa lei... Questo signore è stato portato all'interno del vicolo Pipitone, del baglio Pipitone, in quella casa, ed è stato lì ucciso proprio perché appunto era emerso che era soggetto, che era alla ricerca dei latitanti? Allora, mi spiego la mia domanda. Se mi si chiede per fare questo fatto, Rina sarà stato informato di questa situazione, che c'erano questi soggetti che andavano cercando latitanti? 101%. Dopodiché ha dato l'incarico, come sapeva fare lui, di trovare e eliminarli. Però se mi chiede, lei ha visto, ha partecipato a tutta questa procedura, gli dico no. Certo. Però è stato fatto alla presenza di tutti gli uomini d'onore. Sì, esatto, ma la domanda era, questo signore è stato portato lì per essere ucciso in quanto era alla ricerca dei latitanti? Sì, per quel motivo, non per altro. Appunto, avvocato. Sento una cosa, poi le ha detto... Fidanzati era uomo d'onore dell'Arenella. Lo conferma questo? E ne è certo? L'ho conosciuto come uomo d'onore. Dovrebbe essere di quella zona, però non l'ho mai stato specificato. Ah, ecco, quindi nessuno le ha mai detto che a quale famiglia appartenesse? No. Ma l'è mai stato presentato?
L'è mai stato? Sì, l'ho avuto presentato come uomo d'onore, però non c'è stato mai specificato di quel mandamento, di quella famiglia o di quel territorio, punto. Ho capito. Nessun'altra domanda, Presidente. Pubblico Ministero, il riesame. Sì, Presidente, le domande sono diventate tre, mi dispiace. non è che le contiamo. Una cosa le volevo dire. Stamattina abbiamo parlato di quanto lei ha sentito dire a Biondino Salvatore relativamente alla Daura. Esatto, che era poi il riferimento. Prego. Conferma queste dichiarazioni che ha reso stamattina? Con riguardo all'esecuzione li confermo totalmente. Dico, quindi in questo caso, cioè, questo è un altro caso in cui Madoni Antonino veniva, diciamo così, rimproverato di avere fatto tutto a muta, come dice lei. Esattamente. E Rina ironicamente cercava di giustificare, tutto che poi pensa, lascia perdere. La vuole la mia interpretazione di queste parole? Diciamo, l'interpretazione, se è basata su fatti, sì. Se è solo un'interpretazione sua, non mi interessa. Cioè, che già Antonino Madonia era in cattiva luce nei confronti degli occhi di Totorrina, appunto. Vabbè, questo l'aveva già detto. Mi scusi, Pubblico Ministero, perché questo, Brusca, proprio per non lasciare niente in sospeso, era quello che le avevo chiesto poco fa io. Cioè, lei era a conoscenza di altri episodi nei quali Nino Madonia avrebbe, secondo le sue conoscenze, agito senza mettere al corrente Rina? Lei è stato un po' titubantino, non ho voluto fare il riferimento specifico, ma per esempio mi riferivo esattamente a quella vicenda che riguardava l'attentato alla Daura e quindi alle lamentele di Biondino, se mi dava retta a quest'ora sin dall'89 facevamo anziché nel 92. Se lo ricorda questo? Sì, me lo ricordo, però se mi chiedete, lei ha partecipato seduta al tavolino, ha presenziato fisicamente questo rapporto con Biondino? Non ho. Vabbè, non l'ho chiesto questo. Vabbè, comunque penso che sia chiaro. Il Pubblico Ministero ha fatto la domanda diretta sulla Daura, ma era quello a cui mi riferivo io poco fa. Prego. Sì, signor Brusca, un'altra cosa. Voi per un certo periodo avete avuto l'obbligo di riferire quanto succedeva nel vostro mandamento di San Giuseppe Iato a Totò Riina? Sì, per volontà di mio padre. Non potevamo fare nulla se non sapesse lui. E che periodo era? Da quando è stato arrestato mio padre, settembre 85, novembre, non mi ricordo. Suo padre è stato arrestato il 25 novembre 85. Perfettamente. E lui è mandato a dire, no, c'è la reggenza, che non era reggente, poi è diventato reggente, ma non era reggente di fatto. Mio padre, che poi mi ha detto a me di andarglielo a spiegare, che per tutto quello che aveva di bisogno usasse Di Maggio, ma le decisioni di qualunque cosa dovevano essere prese da lui, cioè aveva delegato Rina Salvatore per il mandamento di San Giuseppe Iato. E questo succede fino a quando? Fino a quando poi mio padre va agli arresti domiciliari, ho ricevuto un po' di malattia, credo fine 89. Nel frattempo io agisco, prendo ho la reggenza, quindi lo informo sia quando ci vado in carcere, sia quando poi lui è libero a casa, libero tramite arresti domiciliari a casa. Quindi dall'85 all'89 Totò Riina, 89-90, non si vede quando mio padre è uscito dal carcere. Totò Riina decide per quanto riguarda San Giuseppe Iato, cioè dovete riferirvi a lui e lui decide. Va bene. Esattamente. Un'altra cosa le volevo chiedere. E allora, Riina riferiva a tutte le persone a lui vicine, diciamo, tutte le cose che erano a sua conoscenza? Le faccio una domanda specifica. Biondino Salvatore era a conoscenza di quanto avevate fatto, dell'omicidio che avevate commesso ai danni di Vincenzo Milazzo? No. Ed è un omicidio importante, giusto? A voglia. Però era un altro territorio, a Biondino non gli interessava. Mi ha rimproverato perché io gli ho detto
è un rimprovero in diretta, perché io sono andato a dire a Biondino dell'omicidio, non direttamente, sono andato a chiedergli dell'occultamento della macchina, e in quel momento gli ho detto, gli dice allo zio che Vincenzo ha posto. Io non pensavo che lo sapesse per i rapporti che avevo, invece poi ho scoperto, mi manda a dire con le Luca Bagarella che ho commesso un errore, e io stupidamente gli risposto, vabbè, ma perché lui non me l'ha detto, ha fatto l'attentato, la fase esecuzione, chiariamo, per l'omicidio per l'assassinio del dottor Borsellino, di cosa stiamo parlando? Concio risposta dopo alcuni giorni, 3-4 giorni che io non ci andavo direttamente, dice, tutti bravi siamo, cioè, chiudiamola qua. Quindi, come non sapevo io di quello che stiamo facendo su Borsellino, come Biondino non sapeva della morte di Vincenzo Milazzo. Quindi questa era la caratteristica di Riina, cioè era compartimenti stagno, diciamo così, esatto, la conoscenza dei fatti. Gestiva lui tutto a modo suo. Lui era l'unico che sapeva tutto, in pratica. Sì, esattamente. No? Va bene, sì, una cosa la volevo chiedere, l'ultima su Vincenzo Milazzo, c'era qualche parente di Vincenzo Milazzo che aveva parentele con persone dei servizi segreti, che lei sappia, appartenente ai servizi? Si dice, veniva, fra virgolette, accusato che lui aveva rapporti con un parente, non so se fosse zio o un parente di primo o secondo grado, non lo so, della compagna Antonella Bonomo, motivo per cui è stata eliminata. Antonella Bonomo, la compagna, sì. Sì. Che venne uccisa anche lei, giusto? Sì, sì, purtroppo sì. Va bene. Presidente, io ho terminato. Le altre parti civili che lo avevamo dedotto in lista? Sì, Presidente. Avvocato Repici, solo due domande. Signor Brusca, le faccio la domanda, la ripeto perché non voglio suggerire. Lei con Riina parlò del fatto che conosceva i parenti della moglie del poliziotto Agostino? No, completamente no. Che io mi ricordo, no. Non c'era motivo. Ma quando Riina le fece il terzo grado, lei non glielo disse? Che mi ricordi, no. Potrebbe essere pure che gliel'abbia detto, però non mi ricordo in questo momento. Penso di no. Ho capito. L'ultima cosa. Lei, a proposito della parente, credo nipote, di Maria Concetta D'Alessandro, che aveva avuto rapporti con Pino Greco Scarpa, se io non ho capito male, ha fatto pure il nome di Lucchese? Sì, li conosceva sia l'uno che all'altro, sì. Vorrei che facesse il nome di battesimo di Lucchese. Giuseppe Lucchese. Sarebbe la persona intesa Lucchi Sieddu? Volchisel, precisamente, sì. Va bene. Nessun'altra domanda, Presidente. Grazie. Avvocato Modica, Avvocato Ferrante, era stato anche da voi dedotto, non ci sono domande. Allora, senta, signor Brusca, io non lo so, lì adesso ovviamente la Corte, ve lo dico alle parti dei pubblici ministeri, non conosce a fondo il contenuto di tutti questi verbali che sta cercando di leggere anche ora. Dico, sulla... anche passato criminale del Brusca, ci sono sentenze, ci sono il certificato penale, questo poi sarà appurato. Lei sostanzialmente, evitiamo, diciamo, io immagino che poi su questo il pubblico ministero documenterà, ma dico allo Stato molto velocemente, signor Brusca, lei che prima di aprirsi alla collaborazione con la giustizia, che reati fondamentalmente ha commesso per Cosa Nostra? Per Cosa Nostra, vediamo se ho capito la domanda. Sì, non era complicato. I reati principali che lei ha commesso, diciamo, per conto di Cosa Nostra. Ma tutto, estorsione, stragi, omicidi. Alcuni omicidi lei ne ha già parlato durante queste dichiarazioni. Le stragi, fondamentalmente, per esempio, a quali fa riferimento, Brusca?
Io ho partecipato alla stagione del dottor Chinnici, esatto, e a quella del dottor Falcone. Quindi la stagione di Capaci del 92, in occasione del... mi dica, scusi. Poi c'è quella della strage della circonvallazione. Sì, che è del... di che anno? Della circonvallazione 82-83 contro, sì, quello, contro il catanese, non mi ricordo come si chiama. Mm-hmm. E poi? Alfio Ferlito. Ferlito. E sono morti pure i quattro carabinieri. Questi sono tutti reati. Dica. Poi la cosiddetta guerra di mafia, con quella telefonata che quel giorno Rina si vantava di avere partecipato, aver ucciso 14, 16, non mi ricordo quanti ne sono stati commessi nei vari territori siciliani. Questi sono tutti episodi di cui lei si è accusato? Sì, autoaccusato dell'omicidio del colonnello Russo, che non sapeva niente nessuno. Ecco, cioè voglio dire, di questi episodi, ci sono episodi per i quali lei si è accusato quando ancora non era imputato, non era condannato, non c'erano elementi? Sì, per esempio? Guardi, io ho cominciato a collaborare quando avevo una condanna solo di 6 anni, avevo tutta una serie di procedimenti e l'unica condanna era quella... dell'onorevole Lima. Poi ho cominciato a collaborare e poi da lì c'è stato tutto un percorso giudiziario. Per esempio sulla... insomma, che si è concluso con 57 sentenze, tutti con l'articolo 8. Ci sono altri 3-4 che sono condanne riportate prima del mio arresto e della collaborazione. Per esempio, Brusca, con riguardo alla strage di Capaci, lei si è assunto un ruolo specifico? Sì, quello di mandante è esecutore. E quando lo ha fatto era già indagato per questo fatto, imputato, era ristretto? Era, no, ancora si stava svolgendo il primo grado. Il primo grado. Senta, lei nella famiglia di San Giuseppe Iato, questo credo che l'abbia detto, a parte la paternità, la discendenza dalla posizione quindi di suo padre, Brusca Bernardo, ma lei che ruolo aveva in concreto? E allora, io il ruolo in concreto avevo dal 75-76, fino a quando sono stato affiliato, fino all'84, quando sono stato arrestato con Rina Salvatore, avevo il ruolo di soldato semplice, con la differenza che la vicinanza di Corrina e mio padre, diciamo, avevo qualche conoscenza in più, anche perché facevo da mediatore, da postino per conto di Rina. Poi sono stato, sia per motivi giudiziari sia perché non ero presente, soldato semplice. Dall'89, inizio 90, ora non mi ricordo con precisione, che vedo stamattina l'abbiamo precisato, ho avuto la reggenza del mandamento di San Giuseppe Iato. Punto. Va bene, senta, lei... ha detto questa mattina nel corso delle sue dichiarazioni che comunque lei era vicino anche per ragioni di, diciamo, episodi criminosi commessi assieme ai Madonia, è giusto o no? Sì. In particolare ha fatto riferimento a chi dei Madonia? Antonino Madonia, che era, fra virgolette, ripeto, il mio maestro d'arte. È questo, l'ha detto, esatto. E poi ha fatto riferimento anche a Salvuccio, a Salvo Madonia, Salvatore. Sì, ma eravamo di lui per un po' diverso, ma la mia stessa situazione. Soldato semplice, con qualche particolarità da parte di Rina, e poi ha avuto la reggenza, credo per 2-3 anni, non mi ricordo, del mandamento di Re Sultana. Lei quando ha detto, su domanda di un avvocato di parte civile, questo un po' lo ha chiarito, lo ha detto, ha risposto, cioè lei ha detto che quando ha avuto questo interrogatorio, diciamo, da parte di Rina, Madonia Nino era stato arrestato, quindi se non ho capito male, dicembre 89 e quindi prima del dicembre 89, per cui questo interrogatorio da parte di Rina dovrebbe essere avvenuto tra l'agosto e il dicembre dell'89. Non ho capito. Sì, signor Presidente. Dopo l'arresto di Madonia? Ah, scusi, giusto, avete ragione. Madonia era già stato arrestato, quindi dopo il dicembre dell'89. Ora, precisamente.
Ecco, quindi era già passato un certo lasso di tempo rispetto, la domanda le era stata fatta, cioè lei non ha ritenuto in tutto questo periodo, nonostante anche le sollecitazioni che le erano venute dalla signora, insomma non ha ritenuto di informarsi su chi potesse essere stato, giusto? Perché lei dava per scontato, ha detto la zona era quella di Biondino, dava per scontato questo, è così? Scontate fino a quando Rina mi fa con l'interrogatorio, allora capisco che c'è qualcosa che non funziona, però non sapevo che Rina mi stava interrogando per sapere come erano i fatti, che lui riteneva responsabile me e Salvuccio Madonia. Ecco, è appunto per questo io le avevo chiesto poco fa di Salvuccio Madonia. Ma lei, dopo questo episodio con Rina, dopo quindi questo interrogatorio, prima ha detto perché non si era informato, perché riteneva che fosse scontato che c'entrasse Salvatore Biondino e la famiglia mafiosa di quella zona. Ma dopo l'interrogatorio, quando lei verifica che effettivamente invece non è probabilmente così e che quello che ha detto lei, Rina, secondo quello che ritiene lei, avrebbe individuato lei e Salvuccio Madonia quali responsabili di questo fatto, lei poi successivamente, visti i rapporti che aveva, Nino Madonia nel frattempo era stato arrestato, ma visti i rapporti che aveva con Madonia Salvatore, ha mai chiesto a Salvatore Madonia, ma tu c'entri niente? Assolutamente no, l'avrei messo in allarme. Cioè, mi spieghi allora, non eravate in buoni rapporti, non eravate vicini, stretti? Sì. Mm. Sì, signor Presidente, però siamo in buoni rapporti, però se la pensavo, purtroppo in quel momento la pensavo come Rina, se lui ha commesso una cosa senza l'autorizzazione o senza aver avvisato, ha commesso una scherzetta e c'è qualcosa che non va, quindi se io vado a informare, faccio a spiegare mezza parola a Salvuccio Madonia, quello capisce tutto. Ho capito. Quindi lei... Ho capito. Non nella maniera più categorica, no. Va bene. Ho lasciato tutto alla gestione di Rina. Va bene. Senta, prende atto, diciamo, di queste circostanze riferite da Rina e se le tiene per sé senza parlarne con nessuno, diciamo. No, non ci pensavo proprio, signor Presidente. Che rischiamo pure come si dice in Cosa Nostra, di uscire... Il discorso e ci potevo rimettere alla vita perché sono andato a raccontare una cosa. No, è stato chiarissimo. Si stava indagando. Va bene. Senta, lei non era, diciamo, della famiglia né del mandamento, diciamo, di Resuttana, quindi governato da Madonia, né della famiglia dell'Acqua Santa. Quante volte è andato a Vicolo Pipitone o Baglio Pipitone, o ho visto che in certi interrogatori lei lo chiama anche Baglio Galatolo, ma penso che sia sempre quello, no? Sì, sempre quello. Sempre quello. Ma ce l'ho detto decine di volte, signor Presidente. Esatto. Quante volte e ha detto già a che cosa serviva, come veniva utilizzato questo locale che c'era all'interno di questo vicolo, di questo baglio. Ma lei quante volte ci è andato? Ha fatto riferimento, magari ho annotato male, all'ipotesi... all'episodio delittuoso a carico di Palazzolo, giusto? Sì. Lì era presente. Quante volte c'era andato? Lì, dico, in occasione dell'uccisione di Palazzolo ha detto che era presente. Sì. Cioè, era un posto che frequentava spesso, che frequentava solo raramente, occasionalmente, mi dica lei. No, ci sono andato decine di volte ed era la base operativa di Antonino Madonia, sia per fatti criminosi, sia per incontri con altri uomini d'onore, era la base operativa di Antonino Madonia, dove si incontrava con, non solo con me ma con tutti gli altri uomini d'onore, perché certe volte ci andavo e trovavo anche altri soggetti, ma ci sono andato decine di volte. Ma solo uomini d'onore ha visto lì? In quella zona, in quel vicolo, in quel locale, in quell'immobile? Solo uomini non d'onore? Non ho capito, signor Presidente. Non ho capito, non ho capito, signor Presidente. Sì, dico lei, in quei posti, in quell'immobile sito vicolo Pipitone, vicolo... Abbaglio Pipitone, solo uomini d'onore ha visto, cioè incontri tra uomini d'onore o episodi delittuosi come quello di Palazzolo che ha descritto prima, o ha visto anche altri tipi di incontri con personaggi, diciamo, che lei non conosceva o non riconosceva come appartenenti a Cosa Nostra? No, io non, con soggetti non appartenenti a Cosa Nostra non li conosco, non ho mai incontrato.
anche se potevo incontrare pure qualcuno non appartenente a Cosa Nostra, ma l'avrei riconosciuto fisicamente. Non ho mai incontrato soggetti che mi potessero fare insospettire o domandare chi è questo e perché è qua. Era la base operativa di Nino Madonia, sia per questo fatto di Pipitone, era la base operativa, anche se l'autobomba è stata costruita in un altro locale per la strage del dottor Chennici, è stata la base operativa per la strage della circonvallazione, e là era la strage per l'omicidio di Vincenzo Puccio, del fratello di Vincenzo Puccio e di tanti altri, signor Presidente. Lei dice questo perché a queste riunioni preliminari, organizzative, eccetera, c'era lei pure presente, lì a Vicolo Pipitone? Ho partecipato a tantissime riunioni, sì. Ho capito. Con due, con tre capi, dipende da qual era la circostanza, con due, tre, quattro, cinque, dipende da qual era la circostanza. Rina dice organizzatevi voi, poi noi pensavamo come eseguire, portare a termine l'incarico che ci aveva dato Rina. E là era una base operativa di Antonino Madonia. Va bene, allora, su queste circostanze, altre domande, pubblico ministero? Nessuna. Avvocati, Presidente, prego. Solo una domanda. Signor Brusca, avvocato Repici, nell'occasione di queste riunioni a cui lei ha partecipato al Baglio Pipitone, ha mai percepito timore da parte di qualcuno che ci potessero essere irruzioni delle forze dell'ordine? Ma era fisiologico che poteva succedere. Lei ha mai saputo di, diciamo, ha mai conosciuto, ha mai avuto notizie sul comandante della stazione dei carabinieri di quel territorio? Assolutamente no. No. Saputo notizie di rapporti fra i Galatolo e forze dell'ordine? No, non conosco i dettagli, non ho avuto mai rapporti con dettagli, però... Avvocato, certe cose non in Cosa Nostra purtroppo non si possono... Non venivano, ci mettiamo a tavolino, io ho questa confidenza, quella confidenza, bastavano battute. Poi se c'era necessità di approfondire, sì, ma fino a quel momento no. Però si capiva che loro avevano delle informazioni. Il senso è che se Nino Madonia o Vincenzo Galatolo avevano rapporti o conoscenze, se non c'era una ragione specifica di dirlo a lei non veniva detto? Non veniva detto, ma anche mi interessava saperlo. Sì, sì, questo volevo sapere. Sì, sì, così, sì. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Sì, non è una domanda, scusatemi, ma comunque poi potete reinterloquire. Proprio a proposito di questa, è possibile, guardi, Brusca, che sia stato detto, eventualmente lo ripeterà. Se lei può, in qualche modo, considerato appunto il momento in cui Madonia Nino è stato arrestato, abbiamo detto fine 1989, se lei può collocare... mesi dopo, settimane dopo, giorni dopo, questo famoso interrogatorio a cui l'ha sottoposto Rina Salvatore. Se riesce a collocarlo, Brusca, cioè erano settimane, giorni, mesi, anni, quanto tempo dopo? No, molto tempo dopo, ma molto, molto tempo dopo. Ora non me lo ricordo con precisione, ma molto tempo dopo, perché... La mia ricostruzione è questa, che quando sono tornato dal confine, Rina mi teneva un po' a distanza, poi ho scoperto anche per altri quali erano alcuni motivi, però io la interpretavo come un problema di esigenza di sicurezza, che io potevo essere pedinato, quindi in base alle conoscenze delle forze di polizia e il rapporto che avevo con Rina. Sì. Quindi l'omicidio Agostino a me poi mi mette in cattiva luce che Rina mi voleva uccidere. Dopo c'è il chiarimento, quindi saranno stato un mese, due mesi, tre mesi dopo l'omicidio, questo non, signor Presidente, non glielo no, non so adesso dire. Così ci siamo con... Sicuramente prima della strage di Capaci, che da quell'interrogatorio Rina ha cambiato atteggiamento. Ho capito, però ci stiamo un attimo confondendo, non creiamo confusione, Brusca. Abbiamo detto poco fa, lei ha detto, ma ce lo ripeta, che quando c'è stato questo incontro con Rina, diciamo che lei adesso chiama chiarificatore, Nino Madonia era stato arrestato, era detenuto, è sì. Così?
Quindi, siccome è un dato processuale che, sul cui tutte le parti concordano che Madonia Nino sia stato arrestato nel dicembre dell'89, quindi già siamo diversi mesi dopo sicuramente l'omicidio Agostino, che invece è dell'agosto 89. Quindi è possibile, rispetto, diciamo, non lo so se le viene più comodo rispetto all'omicidio di Nino Agostino o rispetto all'arresto di Nino Madonia. Lei riesce a collocare, se ci riesce, Brusca, se no rischiamo di fare confusioni inutili, riesce a collocare questo incontro con Rina? Molto tempo dopo, però non gli so dire quanti tempi, non ci riesco proprio. No, perché dall'arresto di Antonino Madonia alla strage di Capaci. Tra l'arresto di Antonino Madonia e la strage, che sono un bel lasso di tempo, sono 2 anni e mezzo, esatto. Sì, però, perché Rina. No, perché la domanda che le volevo fare io, ma ripeto, non con deduzioni, se lei ne sa niente. Visto che questo interrogatorio suo, diciamo, comunque è avvenuto molto tempo dopo, persino rispetto all'arresto di Madonia, e quindi ancor più tempo dopo rispetto all'omicidio dell'agente Nino Agostino, in tutto questo lasso di tempo lei non ha saputo mai niente di questo omicidio? È sempre rimasto nella convinzione che c'entrasse Biondino e comunque gli uomini di Biondino? No, nell'omicidio convinto che c'entrasse Madonia e gli uomini di Madonia, non Biondino. L'interrogatorio è avvenuto ora, signor Presidente, così, però dopo 6-7 mesi, 8 mesi l'arresto di Madonia Antonino. Lei fino a quando ha fatto questo incontro chiarificatore con Rina, chi pensava che potesse, chi dava per scontato, o chi pensava che fossero gli autori? Rina dava, prima di prima dell'incontro con Rina, dalle domande che mi faceva Rina, lui era convinto che ci fosse io e Salvuccio Madonia, gli esecutori Brusca, materiali. Prima che lei vada da Rina, quindi in tutti i mesi precedenti, prima che lei vada da Rina, chi pensava che fosse stato? Perfetto. No, vediamo se ho capito la domanda. Sì. Prima che io chiarisco, risponda alle domande di Rina, esatto. Lui, Rina Salvatore, è convinto che in quell'omicidio c'entro pure io. E io questo l'ho capito, io le sto chiedendo lei chi pensava che fosse stato, se aveva un'opinione, prima, lei. Ok, chiedo scusa. Fino a quel momento io pensavo Biondino, cioè quelli del territorio, del mandamento di San Lorenzo. Esatto. Sì. La domanda che le avevo fatto, ma ripeto, penso che sia più o meno ormai la risposta data. Lei è sempre rimasto di questa convinzione fin quando è stato sentito da Rina, cioè nonostante siano passati diversi mesi, parecchi mesi. Sì. Non ha mai avuto più... Va bene, questo, basta, va bene. Altro? Sì. Va bene. Fino all'interrogatorio ero convinto in quelle condizioni. Va bene, chiarito. Se non ci sono altre domande... Presidente. Prego, Avvocato Scozzolo. Sì, Presidente, grazie. Sento una cosa, signor Brusca, ma dopo questo omicidio, Salvo Madonia frequentava San Giuseppe Iato? Lei si è incontrato, lei e suo fratello insieme, vi siete mai incontrati con Salvo Madonia? Credo che sia avvenuta qualche volta, sì, però non mi ricordo per quale motivo, avvocato. E Salvo Madonia, se lei si ricorda, aveva delle lamentele anche nei confronti del fratello? No, che io mi ricordi no. No, ho capito. Un'altra domanda. Lei ha parlato poc'anzi della sua collaborazione, delle sentenze di condanna grossomodo che ha avuto e quali delitti ha confessato. Io volevo sapere da lei questo, se lei si ricorda, nel momento in cui è stato arrestato, c'erano collaboratori di giustizia che già l'accusavano? C'erano le dichiarazioni di Mario Santo Di Matteo, di Gioacchino La Barbera e prima ancora quelle di Maggio Baldassare. Vada. E quelle di Cancemi? Cancemi c'era? Quelle di Cancemi pure, anche se quelle di Cancemi inizialmente non erano
reali, cioè corrispondente ai fatti. Ma poi ha corretto il tiro. E quelle di Ganci c'erano quando lei ha iniziato a collaborare? E di Ferrante pure? Non mi ricordo se abbia cominciato prima o dopo, non me lo ricordo. Se già, comunque io non li conoscevo quando ho cominciato a collaborare. Va bene, nessun'altra domanda. Sì, e chiudiamo, perché l'avvocato Repici è tra quelli che lo hanno dedotto, quindi ha diritto ad avere l'ultimo riesame. Grazie Presidente. Signor Brusca, lei prima ha detto di avere confessato la sua partecipazione all'uccisione del colonnello Russo. Sì. È stata una delle cose che ha detto subito? Ma credo l'abbia detto addirittura nei colloqui investigativi. Bene, le chiedo, quando lei confessa la sua responsabilità per l'omicidio del colonnello Russo, lei sa se c'erano in carcere delle persone che erano state condannate ingiustamente per quell'omicidio? Sì, infatti l'ho detto subito che c'erano delle persone innocenti condannate per quel fatto. È stato solo dopo le sue dichiarazioni che è stata fatta la revisione del processo per quelle persone innocenti? Spero di sì. Non lo so se è stato fatto per questo o meno, io sono stato chiamato a rispondere e ho detto quello che conoscevo. Fino a quel momento c'era stato qualcun altro degli esecutori dell'omicidio del colonnello Russo che aveva collaborato con la giustizia o lei è stato il primo? Ci sono stati, credo, dei testimoni, non mi ricordo chi no, no, che no. Aveva parlato di questa vicenda. No, no, non parlo di testimoni, parlo dei responsabili dell'assassinio. Aspetta. Ricordo che c'è stato uno degli accusati che ha confessato di avere partecipato a questo fatto e via dicendo. Io sapevo che non erano così perché la realtà era un'altra. Ho confessato, ho raccontato, so che c'è stato un processo, non so se di revisione, ma comunque io ho testimoniato nei confronti di tale Moulet e di un altro soggetto. Non la conosco la situazione giudiziaria. Sì, la mia domanda era parzialmente diversa. Allora le faccio la domanda diciamo più completa. Insieme a lei chi è restato responsabile di quell'omicidio del colonnello Russo? Io, Salvatore Rina in prima persona, Luca Bagarella, Giovannello Greco e Giuseppe Greco Scarpa e Giuseppe Agrigento. Bene, di tutte queste persone, oltre a lei qualcun altro ha mai collaborato con la giustizia? Che io sappia no, forse qualche cosa l'abbia detto Di Maggio Baldassare e Franco Di Gallo, mi scusatemi, ha detto un sacco di cavolate. Io stavo parlando dei responsabili dell'omicidio. L'avvocato le sta chiedendo se tra i suoi concorrenti in questo reato, non altri collaboratori che hanno parlato di questi fatti. No, che io sappia nessun altro collaboratore. No. Avvocato, no, veda se riesce, cioè Brusca, sì. Non altri collaboratori di giustizia, se tra i concorrenti nel reato che lei poco fa ha elencato, lei, Rina, li ha detti tutti, giusto? Quelli che hanno commesso l'omicidio? No, nessuno. Sa se tra queste persone, oltre a lei, altri hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia? Nessuno. Nessuno. Ultima precisazione, quando lei fu arrestato il 20 maggio 96... le vennero notificati dei provvedimenti restrittivi, delle ordinanze di custodia cautelare, giusto? Sì. Fra tutti quelli che i provvedimenti che le furono notificati, ce n'era qualcuno per l'omicidio del colonnello Russo o no? No, assolutamente no. Io l'ho confessato che nessuno aveva raccontato mai la storia reale. Perfetto. Nessun'altra domanda. Va bene. E allora, se non ci sono altre domande, possiamo licenziare Brusca, grazie. Ringraziamo anche il collaboratore del tribunale che è lì nel sito remoto. Dovere, Presidente. Buonasera. Grazie, grazie a lei. Buonasera. C'è il cancelliere? Sì, Presidente. Allora, grazie. Ci dispiace di aver fatto così tardi, di averla trattenuta. Ci ringrazia anche il Presidente. Grazie di nuovo. Arrivederci. Possiamo chiudere il collegamento. Grazie.